Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? Io provo ad urlare, a sgolarmi. Allora, ho visto che hanno applaudito tre persone. Quattro. Una mia mamma, l'altra che gli devo un quartiere dall'altro. Allora, buonasera. Prima di incominciare volevo subito, se non mi dimentico, ringraziare l'organizzazione che mi ha dato la possibilità di fare questa cosa. Poi volevo ringraziare il Comune di Brescia, l'Assessorato della Cultura e la Casa della Memoria che mi hanno patrocinato sulla fiducia, perché hanno solo letto parte. Voglio salutare Mario Milani, che è il presidente. Un applauso a Mario Milani. Voglio ringraziare con tutto il cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, che come tutto lo staff della Fondazione Trebeschi, che abbiamo qua rappresentato. Un applauso anche a loro, che sono stati grandi, mi hanno dato una mano, documenti, foto, testimonianze. Volevo anche ringraziare le persone che si sono proposte per fare delle testimonianze e che comunque non sono potute venire, e comunque non mi sono fatto più sentire per ovvie ragioni di tempo. Niente, allora cominciamo senza indugi. Matteo può partire se vuoi con il prologo. Ecco, appunto, 28 maggio, un giorno come gli altri. Io spero che si veda, perché le luci puntate sono un giorno come gli altri. Provocatoriamente non è un giorno come gli altri, infatti dal titolo ho usato la provocazione per dire appunto che da quel momento non è più un giorno come gli altri. La rappresentazione sarà una rappresentazione corale di tradizione giullaresca, come Dario Foccia ha dato tutti un grande esempio. E niente, vi racconto in breve come sarà strutturato. È strutturato in tre parti. La prima parte è ambientato in un bar dove si avvicendano due amici, un simpatizzante di destra e un simpatizzante di sinistra, e diciamo c'è il barista che fa da bilancia, da ago della bilancia, da moderatore, come farebbe Costanzo adesso su Canale 5, insomma. Poi dopo ci sarà la seconda parte, che è il cuore. Entriamo nella manifestazione vera e propria di quella mattina e sentiremo tutti i discorsi, tutto quello che si dicevano, fino ad arrivare al momento più drammatico, quello della bomba. Poi si sentiranno sirene, eccetera eccetera. Meglio farvelo vedere che raccontarvelo. E la terza parte è la presa di coscienza. Ritorniamo quindi al bar, perché è importante, c'è questo salto temporale tra le tre parti. C'è questa presa di coscienza delle persone, del bar, perché quel bar in cui parlavamo della prima parte è in Piazza Loggia, è fittizio. Lo so che ce ne sono tanti in Piazza Loggia, ma questo è fittizio. E niente, cos'altro dire? Sarà recitato in gran lo, o comunque con una miscela di dialetti lombardi, eccetera eccetera, mantovano, veneto, è tutto un miscuglio, privilegiando appunto bresciano. Io altro non credo di aver, penso di aver detto tutto, spero di essere all'altezza. Ehi, boia, se piè! A segare il sai che aveva portato l'ombrella da casa! Boia, se piè! Poccia! 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 L'altra poccia di che? Poccia! Merda di ca! Poccia! Poffa! Poccia! Sasso! Dalla ginestra, dalla finestra, gallate. Merda! Ehi, mi dici che il buongiorno si vede dal mattino? Che dei de merda proprio! E vai, dai che si apre, forza! Dai, essa! Oh, che bella soddisfazione! A Virgen Natività, un bar! Che bella soddisfazione!
che poi ti conosce per strada e ti dà la mano, ciao, ma che bello, che soddisfazione. E può vedere la piazza, appena di sedata, che bella che è. E può vedere il nome del Mevar, il neolucicante che brilla nella piazza, col nome del Mevar, lei è bello, grande. Va! Che soddisfazione! Ma che bello. A che ora un caffè? È piccola, è fragile. Ciao Seth! Poi a bocca! Ma il killer Mario, ciao! Che giornata che lei ha ancora! Bella giornata! Messo là con la merda, messo qua col caffè, bravo! E poi Pierre che Dio la manda, sembra che il pianga, che il cria, ma sì, il signore piange perché le sue lacrime di felicità, di gioia, è una giornata particolare, speciale, che è una manifestazione, ma tu ti ricordi il mio poia, va, che è vero che è una manifestazione, ma se ricordare neanche, mamma, 4 ore di sciopero. 4 ore di sciopero per dar fastidio ai nostri padroni, e far sentirti che siamo anche noi altri contro gli atti fascisti che sta in città. Ah, che soddisfazione! 4 ore, ti che senti? Che non senti parlare, Tassa ricorda mia, di quel povero gnaro che le saltà in piazza Loggia? E piazza Mercato, e sta desde fa, e poi dopo che sta la bomba, alla COP del 15 febbraio, e poi che sta la borsa desmentegala piena di tritolo, perché che si desmentega la borsa piena di tritolo, che per fortuna è la mia sciupata, e te se ricordi mia, quel che è capitato a Sonico che gli ha fermato i fascisti pieni di bomba, no, te se ricordi mia, no. Ah, ma dove ti leggi via i giornali? Ma no, ma me mi forme il mestiere, me laure, me forme il dover da cittadino. A schisa, togliami una curiosità. Ma quante aveva avuta? Per chi te voti? Dilo? Allora? Dilo? Vo a caso! Entri nella cabina, sai, io ci fa una cruise una volta sola per guardare che avevo buttato scheda bianca, non avevo manco ciappato il foglio, una roba, va, dove va a finire l'Italia se c'è gente come te che ha avuto la casa di ca, ma dimmi te, ma togliami una curiosità, te sei nero, oh dai, cosa ti dico? Ancora va una sarta in seno, ma no, cosa ti dice? Me la politica siamo come l'acqua e l'olio, non capisco niente. Ah, che bello, sono invece, che bello, e che sarà tutti in piazza, tutti che sarà, socialisti, democratici, repubblicani, democrazia cristiana, mamma! I comunisti e la democrazia cristiana è la stessa piazza, una la fin del mondo, mamma! Ehi, ma chi le bravi? Chi? Benito, il tuo amico? Ma sì. Buongiorno Mario, dammi il solito caffè. Grazie.